Buongiorno, oggi vediamo come, diciamo, quali sono le linee guida per sviluppare un'unità didattica di tipo CLIL e vediamo anche in cosa consiste brevemente la metodologia CLIL. Questa metodologia, che sta appunto in quattro parole, consiste. CLIL sta per Content and Language Integrated Learning. Analizziamo quindi questi termini, cosa vuol dire content e contenuto, attraverso appunto un linguaggio. Quindi vuol dire trasmettere dei contenuti essenzialmente. Questa metodologia consiste appunto nello trasmettere dei contenuti attraverso l'utilizzo, quindi imparare dei contenuti di qualche tipo attraverso un linguaggio che può essere l'inglese, il francese o comunque tedesco, una disciplina diciamo linguistica. Ecco, attenzione però da non confondere il CLIL con l'insegnamento della lingua. Il CLIL è un'altra cosa, consiste nell'erogare questi contenuti. Nell'apprendere determinati contenuti di matematica, italiano, fisica, scienze, storia, eccetera, utilizzando come mezzo, per apprendere una lingua, una particolare lingua, di solito, diciamo, la lingua più comune è l'inglese. Quindi la lingua è veicolare, cioè è lo strumento che viene utilizzato, è il mezzo che si utilizza per imparare questi contenuti. Questo è importante perché alcuni confondono appunto il fatto di, come dire, avere una certa dimestichezza con la lingua, con la grammatica. In realtà la lingua che si viene poi a utilizzare quando si ha a che fare con delle lezioni CLIL è una lingua molto tecnica. In realtà, una volta imparati quei quattro termini, in realtà la grammatica che viene utilizzata è una grammatica di base, poi dipende a che livello uno vuole approfondire la cosa. Perché è importante il CLIL? Da una consapevolezza multiculturale, quindi riguardo anche un approccio di certi contenuti da un punto di vista di un'altra lingua, dà una consapevolezza all'alunno di questo tipo. L'esigenza è nata intorno al 1900, quando l'Unione Europea si accorge che è molto basso il livello di inglese. E quindi gli obiettivi, diciamo, di questo CLIL dovrebbero essere quello di integrare il contenuto di una determinata materia, grazie appunto all'interconnessione con questa lingua straniera, e poi dare un'esperienza diversa dell'insegnamento. Un'esperienza diversa che è funzionale alla lingua, una certa cosa insegnata in una lingua italiana risulta essere da un punto di vista diciamo diverso se si insegna la cosa può essere interpretata da un punto di vista diverso se si insegna la cosa in una lingua, ad esempio l'inglese. Quindi, non so, stesso argomento magari insegnato in italiano, insegnato in inglese può essere un'esperienza diversa. Quindi, i due punti essenziali su cui si basa la metodologia CLIL è quello di uno, integrare il contenuto con l'ausilio di una lingua straniera e due, dare un'esperienza diversa dell'insegnamento di una lingua. Quindi la lingua non solo dal punto di vista della grammatica, ma anche applicata come metodo per imparare, acquisire delle competenze, dei contenuti. Quindi questi sono i due obiettivi. Quindi la lingua diventa, attenzione, il mezzo con cui si apprendono i contenuti e non deve essere una barriera. Quindi è molto diverso da imparare, non so, l'inglese, da una lezione di inglese o da una lezione di francese. La lingua diventa più che altro lo strumento, quindi diciamo, si privilegia la dimestichezza che si ha con la lingua, quindi la fluency, rispetto alla precisione, rispetto all'accuratezza.
Quindi questo è importante sottolineare, che abbiamo un po' di parole che sono legate appunto al CLI, diciamo alla metodologia CLI. La metodologia consiste nelle 4 C, o come ho scritto qua, C è la quarta, che sono il content, la cognition, la culture e la communication, quindi il contenuto che riguarda tutte le discipline, possono essere erogate con la metodologia CLI. La storia, la filosofia, l'inglese, e no, l'inglese, vabbè, un po' fine a se stesso, la fisica, tutte le materie che di solito si studiano in un corso di studi, quindi italiano, eccetera, la letteratura. La comunicazione, serve più che altro per gli studenti, quindi durante una lezione CLI è bene non che sia sempre il docente a parlare in inglese, ma anche fare esercitare gli studenti a parlare in inglese, a esporre certi contenuti. La cognizione, quindi insegnare agli studenti a imparare, ad imparare, quindi la metacognizione, la cognizione, l'utilizzo della lingua per acquisire autonomamente nuove competenze, nuovi contenuti, quindi la cultura, condividere da una prospettiva, diversa, non solo dei contenuti, quindi dalla prospettiva di una lingua straniera, certi contenuti di qualche disciplina. Quindi le quattro, diciamo, C, che come vengono chiamate, costituiscono il corpo della metodologia CLIL. Ma veniamo a un esempio, giusto per non perderci in queste parole, in questi discorsi. Vediamo come si può applicare un modulo pratico di metodologia CLIL su la classe di concorso che è la mia, la 027. Qui ad esempio, un po' di tempo fa, avevo fatto un modulo CLIL sul campo magnetico e quindi l'ho intitolato The Magnetic Field. In questo caso ho elaborato delle slide che ho presentato in classe e discusso con gli studenti. Qua c'è la prima, qui ho cancellato il nome dell'istituto e ad esempio, qui sono partito dai fatti, quindi ad esempio nella prima slide ho riportato un elenco di fatti, ovviamente anche scritti in inglese e discussi in inglese, quelli che ho chiamato historical facts. Quindi ho iniziato dalla storia. Poi, ecco, nella mia presentazione ho anche utilizzato l'associazione con le immagini, quindi suggerisco anche in chi prepara queste lezioni CLIL anche di associare le immagini a delle parole in inglese, quindi lo studente riesce anche a memorizzare meglio alcuni termini associati, in questo caso erano i materiali ferromagnetici. Per non renderla neanche poi troppo noiosa, uno può fare dei collegamenti a sua volta nella lezione CLIL. Io qui ho collegato il fatto che, ad esempio, Albert Einstein aveva una bussola a cui era molto affezionato, e di lì appunto l'ho connesso con il campo magnetico, riportando questa citazione, e magari con dei link anche multimediali. Figure sulle linee di campo magnetico possono aiutare anche la narrazione in lingua inglese. Ho riportato esercizi ed esperimenti scritti appunto in lingua inglese con l'utilizzo delle formule, eccetera, come se fosse una lezione di fisica normale. E per quanto riguarda la verifica degli apprendimenti, a fine del modulo, ad esempio, somministrato completare con parole in inglese per vedere se effettivamente c'è stato un aumento di vocabolario da parte degli studenti, cioè se hanno acquisito nuova terminologia. Ecco, fare un glossario dei termini rilevanti, potrebbe essere utile per lo studente. Quindi dire come, non so, fare un elenco di parole chiave come loop, che vuol dire giro, spira, coil, che vuol dire bobina, o non lo so, magnetic field, che vuol dire campo magnetico, eccetera, può aiutare lo studente poi nel discorso a trovare i termini, anche perché uno degli obiettivi è quello di estendere il vocabolario degli studenti di questo CLIL. E la verifica può avvenire, ad esempio, somministrando un questionario, somministrando questi esercizi. Alcuni libri hanno già alcune sezioni, io questi li ho presi da, non so più, forse la Maldi della Zanichelli, comunque ha già delle sezioni predisposte proprio per questo tipo di lezioni CLIL, che appunto suggerisco di utilizzare dal docente che eroga questo modulo.
Quindi questo è un esempio, poche slide, in realtà la presentazione era molto più lunga, ma qui ho solo ne ho riportate alcune per fornire velocemente, brevemente in questo video alcuni esempi e alcuni consigli che io ho adottato, ma che non sono di sicuro esaustivi e non vogliono essere di sicuro un esempio da seguire, vogliono solo essere delle proposte che appunto era mia intenzione un po' fornire. E come ultima slide riporto come al solito alcuni riferimenti, alcuni link importanti, tra cui appunto l'Open Minds, dove ho preso la parte iniziale sui contenuti, su che cos'è e in cosa consiste la metodologia CRIL, che consiglio di andare a vedere. Riporto come al solito Fuori Classe Academy, che è un sito dove c'è molta, ma molta, diciamo, sorgente riguardo ai canali didattici, eccetera. Poi questo video di Lorenzo Ferranti, molto breve, dove anche spiega in modo chiaro e conciso gli obiettivi di questa metodologia, e poi il mio canale dove potete trovare altri contenuti didattici. E con questo ho terminato.